17 gennaio l'INPS comunica che a partire da aprile avrebbe avviato il recupero delle somme date in più ai pensionati italiani relative alla rivalutazione del 2015. Immediata la reazione dei sindacati. È successo che fortunatamente il governo, su nostra richiesta, ha deciso di intervenire, con un po' di ritardo, ma fortunatamente ha deciso di intervenire per evitare la restituzione dello 0,1% della rivalutazione provvisoria del 2015. Quel recupero era stato bloccato nel 2016 ed ora, su nostra richiesta, sembra perché l'impegno è stato preso, è stato dichiarato che sarà rinviato anche ulteriormente. Attendiamo il decreto al milleproroghe che dovrebbe, l'emendamento al decreto milleproroghe che dovrebbe uscire nei prossimi giorni, per capire come effettivamente è stata gestita questa cosa. Pochi giorni più tardi il presidente dell'INPS Boeri, in un'intervista al Sole 24 Ore, sostiene che la manovra pensionistica contenuta nella legge di bilancio 2017 fa aumentare il debito implicito e come tale scarica gli oneri finanziari sulle generazioni future. Dichiarazioni inaccettabili, replica Daniela Cappelli, anche perché non corrispondono alla realtà. Primo, perché utilizza poche e parziali risposte a pensionati con trattamenti più bassi, a lavoratori precoci, a chi ha lavoro gravoso o usurante, per alimentare per questa via ancora una volta un ipotetico conflitto intergenerazionale che non esiste, tutte le volte ci si ritorna sopra. La cosiddetta fase 2 dell'accordo sulle pensioni firmato a settembre 2016 parla infatti di tenuta del sistema anche per quanto riguarda le risposte ai giovani attraverso le pensioni di garanzia. Questo è l'esatto contrario di cui ha parlato Boeri. L'altra cosa è che attraverso le sue parole ipotizza soluzioni migliorative vadano soltanto a redditi elevati come quelli dei manager, quando lui stesso sa benissimo che la cosiddetta quattordicesima sarà erogata solo a chi ha una pensione non superiore a due volte il minimo. I numeri: in Toscana già circa 136.900 pensionati con redditi pari a una volta e mezzo il trattamento minimo INPS percepivano la quattordicesima. Per effetto dell'accordo a loro se ne aggiungeranno circa 74.000, circa il 35% del totale dei pensionati toscani. I nostri conti pubblici sono però soprattutto all'attenzione in questo momento dell'Unione Europea. Ricadute sulle pensioni rispetto all'accordo firmato? Mi auguro proprio di no, dice Cappelli. Da un lato abbiamo già sollecitato i decreti attuativi di quanto concordato, dall'altro siamo in attesa dell'apertura del confronto sulla seconda fase di quell'accordo. Sul tavolo un nuovo sistema di rivalutazione delle pensioni, il riconoscimento del lavoro di cura, la pensione di garanzia per i giovani. Non c'è un calendario di incontri, sono partite le lettere di richiesta degli incontri, attendiamo le risposte. Una cosa la posso dire, mi auguro che questi vengano accordati a breve, ma se non partisse il confronto e non ci fossero risposte certe, come sempre i pensionati sono disponibili alla mobilitazione.